bentornate sul mio canale. Oggi video spacchettamento di alcune novità che sono uscite sul sito della Global Fashion. Vi ricordo che avete sempre l'opportunità di utilizzare il mio codice sconto del 10% scrivendo MACOLINA95, tutto in maiuscolo e tutto attaccato. Quindi vi voglio mostrare queste cosine qua. Il nail prep, quindi il deidratante, ottimo appunto per togliere tutte quelle particelle di acqua o oleose che abbiamo sulla lamina. Se avete anche il cleaner della Global Fashion, è un 3 in 1, quindi aiuta anche lui benissimo nella preparazione dell'unghia. Poi il primer, lui è un primer acido, io avevo già il primer non acido, eccolo qua, che utilizzo sempre. Se li avete tutti e tre e li dovete stendere tutti e tre in ordine, ragazze, è nail prep, primer acido che asciuga all'aria in qualche minuto, l'unghietta ritorna completamente opaca, e poi l'ultra bond, con lui l'unghia non ritorna opaca perché lascia uno strato appiccicoso. Poi, allora, lui è l'hard gel, che è colui che andrò a utilizzare nel video per fare le mie unghiette. La colorazione è magnifica, questa qui è la 006, ve la mostro. Sul sito c'è anche di un'altra colorazione, bellissima ragazze, secondo me è anche un peccato andarla a coprire, meravigliosa. Sul sito c'è anche un'altra colorazione, l'Hard Gel è un gel in boccetta, quindi lo andremo a utilizzare insieme. Ragazze, ci tengo a dirvi che il sito della Global Fashion vende sì prodotti russi, ma il sito è in Italia, ok? Quindi non ci vorrà tanto per ricevere la merce, ci vorranno 2-3 giorni lavorativi, veramente, è veramente veramente veloce. Siccome me lo chiedete in tante, il sito è completamente in italiano e ci sono i prezzi in euro, ok? Poi, altra novità sono gli spider gel, io ce l'ho bianco, dorato, argento e rosso, ma c'è anche nero sul sito, adesso ve li apro e ve li mostro. Perfetto ragazze, sono andata a togliere la pellicola che d'alluminio che li ricopre. Allora, questo qui è l'argentato, vi mostro anche con un bastoncino d'arancio magari. Vedete come sono sottili? Come rimane il filo sottile. Poi li andremo comunque a provare insieme, magari ve li faccio vedere anche qua sul pollice. Eccolo qua. Vedete come il tratto è sottile. Poi c'è quello argento. Scusate, quello dorato. Eccolo qui anche lui. Questo è il filo sottile che si crea, io sto andando in avanti anche. Poi il rosso, che è un gran bel rosso, guardate qua, proprio bello rosso. Anche qua il filo, vedete come rimane senza spezzarsi? Super super sottile. E come ultimo colore c'è il bianco, eccolo qua. Anche lui, guardate come vado, mi sto allontanando tantissimo, infatti ho paura di sporcare, ma sono anche fuori camera, vi assicuro che ho già fatto un filo lungo 15 cm almeno e non si è rotto per niente. Quindi questi sono i spider gel. Troverete la sezione dedicata sul sito, ragazze. Ok, questi sono gel color glitterati. Sono 9 colorazioni. Io le ho tutte 9, ve le mostro una a una, le andiamo anche a stendere insieme così da farvi vedere la colorazione.
Eccoli qua, ragazzi. Questi qui sono tutti i colori stesi e sigillati. Li ho sigillati con il top Diamond senza dispersione. E queste qua sono le colorazioni. Le ho stese anche per mostrarvi anche il metodo di stesura. Io creo un piccolo piccolo muretto nella zona delle cuticole e poi vado a tirare il colore verso la punta in modo delicato, senza schiacciare. E aspetto qualche secondo che si livelli, e questo qua è il risultato. Le ho stesi anche perché possiate vedere le differenze tra i vari colori e possiate scegliere quello che più vi piace. Adesso, ragazze, facciamo insieme le unghiette. Eccole qua, ragazze. Queste qua sono le unghiette dove ho già tolto e rimosso appunto il vecchio prodotto. Vado a pulire con un pochino di cleaner della Global, così che mi aiuta anche già a preparare la lamina. Adesso nail prep, che asciuga in pochissimi secondi. Se abbiamo unghiette particolarmente difficili, andiamo di primer acido, altrimenti solo primer non acido. Nel mio caso, primer non acido è sufficiente. Vado a tamponare il prodotto. La mia solita base, quella con le vitamine che mi sta piacendo tantissimo. Pochissimo prodotto a smalto, gli accorgimenti sono sempre i soliti, ragazze. La massaggio un pochino. E la mando in lampada. Perfetto, ragazze, adesso procedo stendendo la base. Faccio prima uno strato a smalto. Poi prendo un pochino di prodotto in più. Questo prodotto, ragazzi, è abbastanza fluido, quindi dobbiamo riuscire a lavorarlo il più velocemente possibile. Aiuta tantissimo a capovolgere l'unghietta. Vedete, io posiziono il prodotto qua, mi aiuto sempre con un pennellino sottile. In questo caso è della Global, c'è un set fatto da tre pennelline sottili, tutti e tre a setola sintetica, e mi ci trovo benissimo. Vedete che mi è colato di lato, semplicemente vado con un bastoncino d'arancia a raccoglierlo. Capovolgo un pochino l'unghietta e picchietto. Controllo il riflesso e posso andare in lampada. Una volta uscita la lampada, ragazze, con un pad andiamo a sgrassare le unghiette. Il prodotto è realmente molto fluido, ragazze, quindi io non vi consiglio di fare allungamenti estremi oppure di usarlo per una copertura di unghie molto lunga, perché veramente dovreste lavorare stra veloci. Quindi no, poi personalmente a me queste densità mi rallentano un pochino. Io mi trovo meglio con densità un pochino più alte. Adesso, ragazze, procedo con una lima 100-180. Vedete, anche nel laterale qua mi è colato un pochettino. Quindi innanzitutto il mio consiglio è anche quello di andare in lampada con la mano un pochino rovesciata. Vado a dare una limatina perché è a tutti gli effetti un gel, ragazza, anche se noi lo vediamo dentro la boccetta, quindi possiamo andare assolutamente a limare il prodotto così da andarlo a perfezionare, da rendere più armoniosa l'unghietta, controllare le varie sbavature, pulirci bene il giro cuticole. Insomma, vado completamente ad aggiustare e rendere perfetta l'unghia. In realtà il fatto che si livelli aiuta a non creare solchi o avvallamenti, però ragazze, bisogna controllare anche le sbavature nella zona delle cuticole e nei laterali. Sto andando, ragazze, a passare il buffer su tutte le unghiette. Eccole qua, ragazze, queste qui sono le unghiette. Adesso vado a stendere il
il colore Mirror Painting numero 1, che è questo qua che ha le pagliette anche olografiche, le vado a sfumare in punta. Potete utilizzare il pennello con cui vi trovate meglio, io vado ad utilizzare il mio pennello che utilizzo appunto per i colori glitterati. Semplicemente prelevo una piccolissima quantità di prodotto e vi mostro, la maggior parte appunto la scarico in punta, in questo modo. Poi pulisco il pennello, mi tengo magari un pad qua vicino. E col pennello pulito vado a distribuirmi il colore che sarà ovviamente più concentrato in punta, per poi salire verso il resto dell'unghietta. In qualsiasi momento posso andare a alzate più o meno a vostro gusto la sfumatura. Dicevo, in questo momento posso andare a enfatizzare, quindi a riempire ancora di più la punta di colore. Una volta che sono soddisfatta della sfumatura, vado a bloccare in lampada e lo faccio anche sulle altre unghiette. Eccole qua ragazze, ho steso i glitterini e li ho sfumati su tutte le unghie. Vado a sigillare adesso con lui, che è il Galaxy Top, che è magnifico perché vedete che ha tutti questi micro glitterini. Quindi vado, anche lui è senza dispersione, sono ultra sottili ragazze, e vado a stenderli così su tutta l'unghia. Ed eccole qua ragazze, queste qui sono le unghiette terminate. Questo è l'effetto finale. Io spero come sempre che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qua, lasciate nei commenti giù il diamantino, l'emoticon del diamante, dato che siamo in tema sbrilluccicoso. Vi ricordo appunto che potete trovare tutti i prodotti sul sito della Global Fashion, vi invito a guardare nell'info box perché metterò tutti i link e il codice sconto del 10%. E nulla ragazzi, io vi mando un grande bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video.